un risultato uguale a quello di domenica scorsa, ma molto molto diverso nella sostanza. C'è una bella differenza infatti tra uno 0-0 in trasferta ottenuto attraverso una buona prestazione sul campo di una delle formazioni più in forma del campionato, e mi riferisco ovviamente all'Hellas Verona, e uno 0-0 al contrario frutto di una prestazione indecente contro il Sassuolo, fanalino di coda dell'attuale Serie A, nonché peggior difesa della massima categoria con 55 gol presi in 27 giornate. È inammissibile, e lo sottolineo, è inammissibile che il Bologna abbia disputato, abbia giocato il primo tempo di una delle gare più importanti, secondo me, della sua stagione in quella maniera. Una squadra davvero sfilacciata, priva di logica, costantemente sottomessa dagli avversari e graziata, soprattutto a più riprese, dall'imprecisione degli attaccanti neroverdi. Poi va detto che nella ripresa i rossoblù sono migliorati, anche perché francamente fare peggio sarebbe stata un'impresa pressoché impossibile, e però tuttavia a parte così le due punizioni e l'incursione in area di Christodoulopoulos sul finire del match, non è che siano riusciti poi a proporsi in modo pericoloso dalle parti di Pegolo. Del pomeriggio di ieri emergono due pallide note positive: l'imbattibilità di Curci, che comunque non prende gol da più di due partite, e questa è una novità assoluta e beneaugurante per la stagione del Bologna, e il fatto che pur tra mille così stenti e mancanze la squadra di Ballardini oggi sarebbe comunque salva, visto che là dietro, a parte il Chievo, le altre dirette concorrenti non sono riuscite nella lotta per la salvezza, non sono riuscite a centrare i tre punti, perché il Livorno ha perso e il Catania ha pareggiato, così come il Sassuolo. E gli aspetti negativi invece abbondano ovviamente. La sterilità in zona gol della squadra di Ballardini sta ormai diventando un malanno cronico appunto per questa compagine. Il Bologna non segna da più di 420 minuti, e questo è sicuramente una peculiarità preoccupante nell'economia della stagione del Bologna. Ma soprattutto, a mio avviso, l'aspetto più allarmante è l'incapacità di aggiudicarsi gli scontri diretti casalinghi contro le pericolanti, perché noi potremmo ricordare come in stagione il Bologna abbia vinto davanti al pubblico del Dall'Ara soltanto contro Livorno e Genoa, mentre tutti noi sappiamo come la salvezza di squadre di basso livello, qual è il Bologna, dipende quasi sempre dall'esito degli scontri diretti casalinghi. Dunque, di lavoro da fare per Ballardini ce ne sarà in abbondanza in questa settimana. Il mister dovrà così introdurre dei correttivi, degli antidoti, già in vista della prossima delicatissima sfida trasferta al Picchi contro il Livorno. Stavolta sì, una gara da dentro fuori, uno spareggio, una finale anticipata, ve lo concedo, perché se mai malauguratamente il Bologna dovesse perdere e soccombere anche in terra toscana, allora sì, piomberebbe definitivamente nel lotto delle tre squadre attualmente candidate alla retrocessione in Serie B. Andando sui singoli, faccio prima così a dirvi chi mi è piaciuto, visto e considerata la prestazione non all'altezza da parte della squadra. Nelle mie pagelle ho dato la sufficienza soltanto a quattro giocatori: Antonsson, Natali, Crin e Christodoulopoulos, con quest'ultimo che a mio avviso ai punti si merita la palma di migliore in campo, soprattutto per l'intraprendenza mostrata nel secondo tempo, dopo una prima frazione a dire la verità piuttosto orribile, come ha ammesso lui stesso nel post partita. I peggiori in campo sempre secondo me sono stati Perez, e questa sì che è una sorpresa, perché il Russo ci ha sempre abituato invece ad ottime prestazioni, e invece a Rolando Bianchi che al contrario ultimamente sembra aver sottoscritto un abbonamento fisso con le insufficienze. Per chiudere questa disamina devo dire che non mi ha convinto nemmeno l'operato di mister Ballardini, il quale finora si era rivelato un valore aggiunto nel dare compattezza e coesione alla squadra, e invece ieri secondo me non ha letto bene le dinamiche, l'interpretazione della partita. In primo luogo il suo Bologna è stato per 45 minuti letteralmente dominato in balia del Sassuolo,
Questo già di per sé è un atteggiamento incomprensibile, ingiustificabile da parte degli addetti ai lavori, ed è stato un miracolo se poi all'intervallo si è arrivati ancora sul punteggio di parità. Quindi io sinceramente mi aspettavo perlomeno un cambio da parte dell'allenatore durante appunto la sosta tra primo e secondo tempo. Invece Ballardini ci ha costretti ad aspettare il 63esimo prima di effettuare la prima sostituzione, tra l'altro obbligata perché l'infortunio di Bianchi lo ha costretto a gettare nella mischia acqua fresca. Oltre a questo non ho condiviso per esempio la scelta di Mantovani in luogo dello squalificato Morleo. Secondo me questa è una scelta che si può fare in caso di partita difensiva. Invece tutti noi, e anche Ballardini ovviamente, sapevamo che ieri il Bologna doveva praticamente soltanto attaccare, e secondo me sarebbe stato più opportuno, più logico, più sensato ricorrere a Cech, che di Morleo sarebbe il sostituto naturale e soprattutto è un terzino di ruolo. Arriviamo ora all'ultimo blocco della trasmissione, presentando l'impegno che attenderà il Bologna domenica prossima a Livorno. Quella in Toscana potremmo definirla come la seconda gara, da non sbagliare, di questo ormai famigerato ciclo di marzo, e alla luce del passo falso interno contro il Sassuolo, del mezzo passo falso, la gara del Picchi chiaramente assume ancora più importanza, perché il Bologna non solo non dovrà perdere, ma anzi dovrà addirittura provare a vincere contro un avversario che arriverà all'appuntamento sicuramente arrabbiato e con il dente avvelenato per via della sconfitta subita ieri a Genova contro la Sampdoria. Se dovesse alla fine arrivare un pareggio, a determinate condizioni lo si potrebbe anche accettare, però a mio avviso in questo periodo, in questa fase della stagione, i rossoblù non possono giocare per il pareggio, per la parità, contro nessuno, perché i prossimi avversari si chiamano Livorno, Cagliari, Chievo e Atalanta, e dunque secondo me è arrivato il momento di mettere fieno in cascina in vista poi di un finale di campionato piuttosto in salita sotto il profilo del calendario. Ricordiamo che nelle ultime giornate, giusto per citarne tre, il Bologna sarà chiamato ad affrontare squadre come Inter, Fiorentina e Juventus. Il tempo dei piccoli passi e dei calcoli è finito, ora serve tornare alla vittoria, serve un colpo grosso di qui a breve per non complicare, compromettere ulteriormente il cammino dei rossoblù da qui a fine stagione. Bene, siamo arrivati in conclusione di puntata, io vi ringrazio per l'attenzione, vi invito a visitare il nostro sito www.quibologna.tv per rimanere aggiornati su tutte le novità settimanali di Casa Rossoblu. E per quanto riguarda invece l'angolo del Pigio, vi do l'appuntamento a lunedì 17 marzo per la nuova puntata. Buona settimana a tutti, ci vediamo alla prossima.